Al telefono con il giovane talento Andrea Marù. Andrea, raccontaci come è iniziato la tua carriera da musicista, a quanti anni, insomma, un po' il tuo percorso. Ok, innanzitutto ciao Giulia, ciao a tutti, ma da dove cominciare? Sinceramente non saprei neanche io da dove cominciare. Io ti potrei dire che ho iniziato a cantare diciamo così, seriamente, ho lasciato il mio lavoro di ascensorista per dedicarmi esclusivamente alla musica all'età più o meno di intorno ai 20 anni. Ho lasciato questo un lavoro sicuro, diciamo così, come dicono i genitori, no? Sai, Certo. quando sei ancora a casa e vivi con loro. Per dedicarmi a questo lavoro, chiamiamolo così, perché non tutti purtroppo riescono a vedere la musica come un lavoro, tra virgolette, Sicuro. serio. Ecco. Infatti molte volte mi capita ancora oggi di parlare con delle persone quando mi chiedono, e magari non mi conoscono, sono estranee a quello che faccio, quello che ho fatto, mi dico, ma che lavoro fai? Io rispondo che faccio il cantante e vivo di musica, allora mi dicono sì, ma non trovato dicendo ma il lavoro serio? Allora, questo era per darvi un'idea di come molte persone vedono questo lavoro. Beh, questo Io perché non è come semplicissimo comunque vivere di sola musica. Tu hai mollato il tuo lavoro evidentemente per passione, ci hai creduto e insomma ci stai Esatto, provando. esatto, esatto, esatto. Io ho lasciato questo lavoro perché diciamo che ho cominciato, non pensavo neanche quando ho lasciato il lavoro di riuscire a fare quello che ho fatto fino ad oggi e di ambire a quello che, a cui diciamo, sto cercando di fare. Invece una domanda un po' più personale, volevo chiederti cosa ne pensi tu dei reality e di queste persone che insomma vanno dentro un reality per cercare un minimo la fama, entrare nel mondo dello spettacolo? Bella, bella domanda questa. Io a prescindere che non li guardo molto questo genere di programma, non mi interessano molto, però sicuramente i reality come i talent sono una strada, sicuramente un'ottima vetrina per chi ambisce a fare questo tipo di lavoro. Il problema è che oggi la discografia, questo è uno dei motivi per cui la discografia è in crisi, c'è un consumismo che va oltre quello che dovrebbe essere il consumo di musica, perché le case discografiche non investono più negli artisti emergenti proprio per questi motivi, perché i ragazzi, essendo all'interno di un contenitore come quello televisivo che entra in tutte le case a titolo, diciamo così, esclusivamente gratuito, no? Da parte delle produzioni, perché sono lì, si autopromuovono da soli per circa 2 o 3 mesi, quanto riescono a stare là dentro. I discografici, ovviamente, grazie all'avvento di internet, non vendendo più dischi, non hanno i fondi per investire in questi nuovi artisti, quindi li vanno a prendere direttamente Dei talent o dai dei talent, reality, gli costa molto certo. meno e quindi al più quotato, diciamo così, quello che sono i più SMS, fanno il disco che se funziona provano col secondo, altrimenti avanti il prossimo. Ho lasciato il mio lavoro per dedicarmi alla musica, ma a livelli diciamo così, di piano bar all'inizio, era limitandomi, diciamo così, a locali, night club, villaggi turistici, tutto ciò che comunque riguardava, poteva avere una sorta di intrattenimento, ecco, all'interno di questo. E E anche quindi esibizioni ho letto da qualche parte, alle feste di paese, in piazza, sì, insomma, soprattutto sempre a io contatto diciamo che con la gente. ho iniziato soprattutto con quella, le feste di piazza, le feste di paese, le feste di via, tutto quello E che che genere di io, musica fai a io queste sono feste? cresciuto ascoltando tanti generi musicali, da Adriano Celentano, Elvis Presley, Frank Sinatra. Parallelamente a questi generi di musica, nella mia famiglia si ascoltavano anche canzoni del repertorio napoletano, dal classico al neomelodico, quindi artisti come Sergio Bruni, Nino D'Angelo, per quanto riguarda la sezione melodici, tutti Gigi Finizio, Gigi D'Alessio, Mauro Nardi, e quindi parallelamente a questo genere di musica, diciamo così, ho fondato le mie radici musicali un po' a 360 gradi, ecco, direi così. Ho capito. Quindi poi dalle piazze sei passato ai teatri.
Praticamente Sei riuscito? la prima festa di piazza che ho fatto, ho iniziato a intravedere un interesse particolare da parte del pubblico, da parte della gente che passava, ecco, che si fermava ad ascoltarmi anche per un paio d'ore, quando mi Ma a sentiva. Torino è successo tutto ciò? A Torino, la prima festa era davanti a un piccolo bar in via Nicomede Bianchi. Ho fatto questa festa, ho iniziato a cantare intorno alle 2 di pomeriggio, sono andato avanti poi E fino avuto alle 6 di sera. successo. Lì vedevo che praticamente il giorno dopo uscimmo sul giornale che parlava di questo intoppo che c'era stato prima. Avevamo chiuso la via perché tutta la gente era ferma Quindi ad hai ascoltare. tanti fan, cioè hai Diciamo, un grande infatti, successo. festa dopo festa, da quella volta lì, festa dopo festa, facendomi conoscere sempre di più, ho cominciato, diciamo, a raccogliere una sorta di seguito che vedevo spesso durante i miei spettacoli, ecco. Ma che rapporto hai con i fan? Sono anche tuoi amici No, o... soprattutto amici, perché comunque chi interagisce con me, poi grazie all'avvento comunque di tutti questi social network, Facebook, eccetera, eccetera, riesco a interagire molto anche con loro. Quindi mi scrivono, con alcuni ci sentiamo, con alcuni addirittura sono proprio diventati amici. E quindi ovviamente grazie a Dio sono in tanti, quindi non riesco a Bene. socializzare con tutti allo stesso modo, però Certo. per quanto mi è possibile riesco sempre ad avere un bel rapporto con ognuno di loro, sì, quello sì. Bene, bene. E dicevamo, quindi sei passato poi ai teatri Sì, e hai ho continuato. cominciato dopo, facendo tante, tante feste, ho incontrato una persona che si chiama, che è la persona che mi ha seguito in questo percorso, si chiama Edoardo Arton, quindi mi ha visto in me qualcosa che poteva, diciamo così, funzionare non solo a livello locale ma anche a livello nazionale. Abbiamo tentato delle strade, tra cui ci fu una parentesi all'interno di una nota trasmissione che andava in onda su Canale 5, che era Buona Domenica, si intitolava Belli ma Bravi. Quella fu una delle prime cose più importanti che fece a livello nazionale. Da lì seguì poi la produzione del disco Iride. di Iride, che andò benissimo, cioè, soprattutto a livello regionale, vendette molte copie. Siamo intorno, se non sbaglio, solo a Torino, intorno alle 2.000-2.500 Ed è copie. sgorgato dal nulla questo album o ci hai lavorato? Praticamente io scrivevo le mie canzoni, le tenevo chiuse nel cassetto. Un giorno, durante una festa, ho deciso di arrangiarne, diciamo così, alla buona alcune, le ho proposte al mio pubblico, Ce sono l'avevi pronte, piaciute, sono piaciute diciamo. perché, diciamo così, la maggior parte era anche affezionata, e quindi sono piaciute, ho cominciato a registrarle, ad arrangiarle in maniera, diciamo così, in maniera professionale, a lavorarci in modo serio, avvalendomi anche ovviamente della collaborazione di professionisti nel settore, perché comunque Certo. ero ancora, diciamo così, alle prime armi. Ho registrato ho completato il disco, che poi è uscito dopo 2 mesi, Poco. dopo aver trovato un'etichetta milanese che si è impegnata a distribuire, a promuovere il prodotto a livello nazionale, e quindi siamo riusciti così, dopo un paio di mesi all'uscita del disco, a fare questo primo concerto in uno dei teatri più prestigiosi della città di Torino, che è il Teatro Colosseo. Certo. E in occasione di quella data, diciamo così, il TG3 ci fece anche una bella pubblicità, perché raccogliamo più di 700 persone, che per un artista emergente a livello locale direi che È un è una gran bella risultato, soddisfazione. è un gran Esatto. risultato. E adesso cosa stai facendo? Che stai lavorando a un nuovo album? Adesso abbiamo appena finito di registrare il secondo disco, che dovrebbe essere distribuito da un'etichetta ancora più grande rispetto alla prima, che è la Edel. Dovrebbe essere distribuito Edel, anzi poi sicuramente dovrebbe Quando? uscire sicuramente non dopo Sanremo. Dopo Dopo Sanremo, anche Sanremo. perché noi Ecco, quest'anno ci abbiamo voleva arrivare a partecipato. Sanremo. Abbiamo Esatto. partecipato alle selezioni di Sanremo e ci siamo anche piazzati molto bene, direi. Nel sito della Rai ero tra i più visitati e il più votato. Beh, sono Poi, sai, soddisfazioni queste comunque. sono soddisfazione, perché comunque quest'anno non eravamo neanche partiti, diciamo così, sul sentiero di guerra. È capitato, lavorando al disco, ci siamo accorti che un pezzo poteva avere delle qualità da poter proporre, ci abbiamo provato, ecco, E quindi mettiamola così. magari per l'anno prossimo pensi L'anno che prossimo potreste provarci? speriamo di lavorarci di nuovo e di essere, diciamo così, più fortunati, ecco. Andiamo.
Andrea, quindi come si intitolerà il tuo nuovo album che è in cantiere? Si intitolerà Una strada per me. Una strada per me, all'interno ci sarà, conterrà anche il brano che abbiamo proposto per la sezione giovani di Sanremo dal titolo Regina dei pensieri. Ah, molto bene. E quindi lo potremo ascoltare tra poco. Esatto, a breve. Speriamo il più presto possibile, ancora non c'è una data stabilita. Sicuramente dopo l'ondata sanremese ci metteremo al lavoro per farlo uscire il più presto possibile. Benissimo. Ringrazio, se vuoi aggiungere qualcosa, vuoi fare un saluto? Ma voglio salutare innanzitutto tutte le persone che mi seguono, tutti i miei fans, che ultimamente sono in fase crescente, anche perché ti sembra una cosa superflua, ma molte coppie, nel senso molti fidanzati cominciano a seguirmi, quando invece all'inizio il mio pubblico si limitava per la maggior parte, diciamo, a pubblico solo ed esclusivamente femminile. Adesso noto con piacere che anche i ragazzi si stanno appassionando alla mia musica e mi scrivono fai sbocciare gli amori, diciamo. Mi fanno i complimenti e contribuisco, diciamo, a delle loro momenti. Quindi felici, a San Valentino avrai un picco di ascolti pazzesco. Esatto, è probabile. Va bene. Comunque niente, volevo salutare tutti quanti, dare un abbraccio e con l'augurio che il prossimo disco ovviamente piaccia e che abbia lo stesso, se non maggior successo del primo di Iride. E questo è quello che ti auguriamo anche noi. Ti ringrazio, sei gentilissima. Ciao, ciao. Un abbraccio a te e a tutta la redazione. Grazie. Ciao, grazie.